Ben ritrovati con le strategie Aikinashi applicate turbo open end di UniCredit e oggi il focus è su Saipem, in questo momento quasi più 2% rispetto a ieri e soprattutto si comincia a vedere del verde Aikinashi, una zona di supporto tracciata sulla chiusura più bassa di queste candele a 2044 che estesa indietro nel tempo questa linea mostra che in passato da queste parti, soprattutto qui, si sono viste delle inversioni. Reazioni al rialzo interessanti che si presume possa rifarlo anche questa volta. Andrebbe a chiudersi quindi questo movimento di 9 punti percentuali segnalato indicato dalla candela rossa del 9 giugno con il minimo toccato l'altro giorno il 29 e proprio questa resistenza potrebbe essere il target di questo movimento al rialzo. Andiamo sul sito di UniCredit, il link di questo sito lo trovate sotto nella descrizione del video, andiamo su filtro tipo di prodotto, quindi cominciamo con turbo open end call per chi ha una view al rialzo, tipo di sottostante azione e tra i sottostanti andiamo a cercare Saipem ed eccolo qui. Quindi turbo open end call azione Saipem ed ecco qui l'offerta UniCredit. Subito un'occhiata a quello che è il prezzo strike, ovvero lo stop loss, toccato quello si chiude in automatico l'operazione. Qui in percentuale ci dice quanto è distante lo strike dalle quotazioni attuali di Saipem e si va da uno strike distante 40% a quello più vicino 3,75%. Più ci avviciniamo alle quotazioni attuali più aumenta la leva, il moltiplicatore, quello che amplifica in positivo e in negativo l'operazione. Qui ci sono i codici ISIN o ISIN se preferite che dovete mettere nello strumento di ricerca della vostra piattaforma di negoziazione. Più ci avviciniamo al prezzo strike vicino e diminuisce anche il prezzo a cui si può comprare turbo, qui 0,1719. Quindi ricordo che sono strumenti certificati quotati a Piazza Affari Borsa Italiana segmento SEDEX che non hanno scadenza e sono prodotti ad alto rischio, una leva 12,47 è piuttosto elevata, però il rischio è limitato perché non si può perdere più del capitale investito. Ipotizziamo di voler investire 1000 euro per questa operazione. Per determinare il numero dei turbo bisogna dividere il capitale, in questo caso 1000, diviso il prezzo lettera che vedete, in questo caso 0,1719, e avete il numero dei turbo che potete comprare. Se poi l'operazione non dovesse andare toccare quello che è il prezzo strike, perdete solo 1000 euro, anche con una leva così alta. Poi ovviamente in base all'orizzonte temporale della vostra strategia potete scegliere uno strike price più distante che ha una leva 2,40 e si acquista 0,871, così come anche se l'operazione è da chiudere prima c'è stata la violazione del supporto, non necessariamente bisogna attendere che vada a toccare il prezzo strike. Vediamo questo 2,0 praticamente a 2 euro e qui siamo al limite di questo minimo, perché secondo la mia strategia bisognerebbe metterlo sotto quella che è il minimo relativo, quindi si potrebbe comunque tenere questo oppure scegliere 1,84, 52,85 eventualmente. Quindi poi nel caso in cui, allora intanto bisogna attendere la conferma e oramai siamo a 1 ora e mezza dalla chiusura delle contrattazioni, vedete sul ticker in alto sono le ore 16 nel momento in cui sto registrando questo video, è una candela un po' schiacciata, i più prudenti magari potrebbero aspettare una candela verde più estesa rispetto a questa. Comunque nel caso in cui venisse confermata a fine giornata la candela verde, i più aggressivi vogliono già cominciare domani a pensare ad un possibile rialzo di Saipem, poi per varie ragioni magari viene violato il supporto di riferimento che in questo caso sarebbe 2044, a quel punto torniamo sul sito di UniCredit, apriamo nuovamente la finestra della ricerca e dobbiamo solo cambiare da turbo open end call a turbo open end put, perché non si può shortare un turbo. Quindi non si può vendere allo scoperto, perché ha una view ribassista, ci sono appunto i put, turbo open end put. Qui i prezzi strike sono ovviamente sopra a quelli attuali, perché è una view ribassista, gli strike si va da un 10% quello più vicino al 52% sopra i 3 euro, con la leva da 7,01 a 1,87 e questi sono i prezzi a cui si può acquistare. E con questo è tutto,
Grazie. Una cosa, nella Trading Zone, un altro servizio gratuito che trovate nel mio sito internet renatodecarlos.it, c'è la sezione a sinistra, trovate la sezione certificati, dove io pubblico tutti questi video che sono presenti anche all'interno del mio sito internet. E qui eventualmente potete anche interagire, scrivere, registrarvi gratis, l'accesso è gratuito alla Trading Zone. Se volete avere maggiori informazioni sull'evoluzione di una strategia che io ho indicato in questi video, sul funzionamento dei turbo, c'è questa sezione certificati a vostra disposizione. E per oggi è tutto, grazie, appuntamento a domani.